A Fano stanno prendendo piede, così come in altre città, i monopattini. Ce ne sono diversi in giro. Lei che cosa pensa? Che siano utili ai turisti fanesi o quant'altro? Non lo so. L'importante è dell'uso che se ne fa. Perché io ho assistito tempo fa, stavo parlando con degli amici che avevano un cane e sono stati centrati in pieno da un monopattino, insomma, con conseguenze anche abbastanza serie per il cane, ecco. Come al solito, come tutte le cose, dipende sempre dall'uso che se ne fa. Io eviterei di usare il monopattino là dove ci sono bambini o persone o comunque zone pedonali, ecco. Infatti la velocità non è da poco. Il problema è la velocità. E la velocità e poi probabilmente in questa fase, anche in questa fase iniziale, anche la capacità di portarlo avanti, di guidarlo, insomma. Sul prezzo invece di questi monopattini che ha attivato il Comune di Fano, che il prezzo di sblocco 50 centesimi e 29 centesimi al minuto? Non sono competente, non lo utilizzerò mai, penso. Sì, potrebbe essere una cosa bella anche da vedere. Ma più che altro per ragazzi, non per grandi, perché intralciano il traffico. Che siano più utili ai turisti o ai fanesi? Io penso più ai turisti. Comunque secondo lei bisogna stare attenti sulla velocità di questi monopattini? Sì, questi monopattini, sì, sulla velocità sì, c'è più sicurezza, specialmente nel centro storico dove ci sono bambini, famiglie che camminano, quindi bisognerebbe stare molto attenti. Lei di dov'è? Di Torino. E a Torino ci sono i monopattini? Sì. Ma li usano più turisti o più torinesi? Un po' tutti. E lei come la vede questo uso dei monopattini? Comodi? Io non li ho mai usati, sono, immagino, comodi, un po' fastidiosi, ma perché la gente li parcheggia ovunque, quindi quando te li trovi in mezzo al marciapiede danno un po' fastidio. Lei di dov'è invece? Milano. E da voi l'uso dei monopattini è molto frequente? Sì, è frequente, si usa dappertutto, sia nelle strade trafficate, diciamo, ma anche quelle senza traffico. Lei da milanese lo usa? No, in questo momento no. Quindi è usato dai turisti? È usato dai turisti, è usato tanto dai milanesi, ultimamente vengono utilizzate anche molto biciclette, anche dai milanesi, e quindi è un mezzo diverso, simpatico volendo. Però bisogna stare attento comunque sulla velocità, che deve essere adeguata. Assolutamente, velocità, caschetto e, come per i ciclisti, le norme stradali normali, perché passano ormai tutti col rosso, non seguono più molto le regole. Il problema non sono i monopattini, penso le persone che abbiano accuratezza nel spostarsi in maniera controllata e in sicurezza.